Oltre il 90% dei contribuenti della provincia di Siracusa firma per la Chiesa Cattolica, segno di fiducia, di stima, significa quindi che la diocesi è avvertita sempre come la struttura, chiamiamola propriamente così, più vicina sul territorio. Speriamo che non sia solo una struttura, ma una presenza viva di vicinanza, soprattutto nelle situazioni che richiedono, come dire, non solo l'emergenza, quindi un intervento immediato, ma anche un ascolto, una capacità di comprendere quali sono i bisogni veri, reali delle persone. Probabilmente, nonostante tutti i limiti e le difficoltà, questo si fa. D'altra parte pensiamo che, diciamo, una struttura capillare come quella delle parrocchie difficilmente si riesce ad avere in diocesi, quindi la Chiesa ancora è percepita come prossima, questo sì. Oggi avete presentato i numeri dell'8 per 1000 in provincia di Siracusa, fondi che poi vengono utilizzati per le opere di culto, per di carità, il sostentamento del clero e anche, questa è la novità, come incentivo per l'occupazione. Sì, non direttamente come diocesi, ma attraverso la fondazione di comunità che ha lo scopo di, appunto, creare inclusione sociale e poi soprattutto creare rete tra le varie realtà, quindi del terzo settore, ma anche le istituzioni, e quindi dare la possibilità di far crescere sempre di più una cultura della solidarietà, del dono, che paga anche in termini poi occupazionali. E a proposito di opere e lavori, state per costruire una nuova chiesa ad Augusta? Sì, è stata posta la prima pietra, la chiesa di San Giuseppe Ennografo, la contrada di Monte Tauro, è una zona di forte espansione e quindi la parrocchia è già presente da tempo con una, diciamo, un'azione pastorale molto significativa, indipendentemente, diciamo, dalla struttura. No, la chiesa non è la struttura materiale, però la chiesa è anche un luogo di aggregazione, soprattutto in zona come quella dove non ci sono altre realtà aggregative.